Buonasera a tutti. Scusate la raucedine, che però nel mio caso è cronica, quindi mi devo scusare tutte le volte. Dunque, naturalmente non voglio parlare di me perché siete venuti qui per Irvin Welsh, però una cosa, tanto vale che ve la dica subito, sono 27 anni che traduco i libri di Irvin. Alcuni pensano che tradurre un autore con le caratteristiche, la lingua così particolare, così idiosincratica e così originale come quella, come l'inglese nel quale Irvin Welsh scrive la sua narrativa, sia per un traduttore, possa essere per un traduttore una specie di supplizio. È una delle esperienze più appassionanti e più divertenti che mi siano capitate nella mia carriera. Non dico la più, ma insomma siamo molto vicini a questo. Potrei quasi dire questo. Sì, a great fun. Quindi, premesso questo, proprio perché non voglio farla lunga e chiedere subito a Irvin di parlare di questo suo ultimo libro che io ho qui e che forse molti di voi l'avranno già preso o qualcuno l'avrà già letto, non lo so, che si intitola Resolution e il titolo non viene tradotto, così come non è stato tradotto Crime, che è il titolo del primo libro della, possiamo chiamarla trilogia di Ray Lennox. Possiamo chiamarla la trilogia di Ray Lennox. Anche in questo caso il titolo non è stato tradotto perché è sembrato poi alla redazione, agli editor della casa editrice, tutto sommato di fare un torto a un titolo così efficace e così anche definitivo, come dovrebbe essere definitivo lo scioglimento della vicenda di Ray Lennox nel caso di quest'ultimo, forse ultimo capitolo della sua storia, e con una perifrasi tutto sommato, perché è una parola italiana che rendesse in modo efficace questo senso di resolution, non la trovavamo. Forse, non faccio dell'ironia fuori luogo, forse qualcuno di voi riuscirà a trovarla, riuscirà a immaginarla. Noi non ci siamo riusciti e così abbiamo conservato il titolo in lingua inglese, ma informalmente e senza pretese appunto di efficacia e di impatto, ve lo traduco adesso: risoluzione, non nel senso dell'essere risoluti, ma nel senso dello scioglimento. Solo che risoluzione ci sembrava ambigua e poco efficace, e scioglimento davvero avrebbe connotato delle situazioni ben diverse rispetto a quelle che si incontrano, anche se c'è un grande scioglimento di tensione alla fine di questo libro. Ritenendo di avere forse già parlato fin troppo, perché quando si dice questa cosa è insopportabile, tutte le volte che si ripete, no? Questo personaggio, questo artista, questo autore non hanno bisogno di presentazioni. Io credo davvero che Irvin Welsh non abbia bisogno di presentazioni per voi, forse perderemmo del tempo. Ricordo soltanto una brillantissima attività narrativa, e non soltanto narrativa, anche di narrazione e di dialogo teatrale, di narrazione, di dialogo, di sceneggiatura cinematografica, insomma, per non parlare dei suoi interessi musicali che in questa fase della sua vita ci ha detto di coltivare con particolare intensità, di cui poi magari parleremo, tra parentesi, anche questo è molto interessante. Insomma, Irvin Welsh è tutte queste cose, da 30 anni, e per quanto mi riguarda, in 27 anni che lo traduco, non ha mai mostrato segni di stanchezza, tantomeno in questo libro.
parlando troppo in fretta? No, è meglio che... questo lo dico perché sono il marito di un interprete e i tempi dell'interprete va rispettato o rispettata in questo caso. Non bisogna parlare troppo velocemente. Dunque, allora, resolution è, almeno provvisoriamente o forse definitivamente, questo non glielo chiediamo perché poi deciderà Erwin, sembra la conclusione di una delle saghe welshane, sempre legata a Edimburgo. Ray Lennox è un personaggio che nasce a Edimburgo come sidekick, come allievo e sottopancia di uno dei personaggi più dark e anche più divertenti, il nero della narrativa di Irwin, cioè Bruce Robertson, il lercio, il protagonista di Filth, un libro, se non ricordo male, del 1999, quindi sono 25 anni, con l'unico libro di cui è protagonista Bruce Robertson, nasce invece nella narrativa di Irwin Welsh, viene presentata la figura di Ray Lennox, che all'inizio, questo ve lo dico, non è uno spoiler, è allievo del cattivo poliziotto, del poliziotto non soltanto corrotto in senso, non solo crooked, ma intimamente corrupted, veramente corrotto dentro, una figura abbastanza mostruosa che tra indecenze di ogni genere e robuste assunzioni di sostanze fa una brutta fine, diciamo. Ray Lennox sembra sulla stessa strada del suo maestro, ma non fa una brutta fine, anche se il suo cammino nei tre libri che gli sono dedicati, e cioè Crime, che è di qualche anno fa, I lunghi coltelli, che è il penultimo romanzo di Irwin, e Resolution, che è il più recente, che è quello appena uscito, conosce una evoluzione di grande sofferenza con numerosi passi indietro. Non è certo un percorso lineare il suo, ma insomma perviene a una risoluzione, perviene a uno scioglimento. E è inevitabile che a questo punto chiediamo a Irwin come lui ha vissuto da autore lo sviluppo delle vicende di questo personaggio e i cambiamenti della sua personalità. Thank you, and can I just thank my publishers at Wanda for the support they've given me for 30 years, and thank you to Massimo, who's done a fabulous job in translating all my books. I always tell people, if you can learn Italian to read my books, because they're better than the English versions. So, I think Lennox, I think he's, in some ways, he's had more trauma than the rest of us, hopefully, but he's trying to work out who he is. He's trying to solve the mystery of himself, where he fits into this world, how he can get beyond all the terrible things that have influenced him, how he can build on the good things that have influenced him. So he's a very human character in a way. He's like the rest of us. He just has more extreme stuff to get through. Basically, that's the way I kind of see him. Innanzitutto vorrei cogliere l'occasione per ringraziare la mia casa editrice Wanda, grazie per il sostegno in questi 30 anni e grazie a Massimo per aver fatto questo favoloso, straordinario lavoro di traduzione dei miei libri negli ultimi 27 anni. Io dico sempre che se si vuole imparare italiano, fatelo attraverso i libri di Massimo, perché tra l'altro la sua versione è probabilmente molto meglio della versione in inglese. E ciò detto, Ray Lennox è una persona che ha sofferto dei grossi traumi, mi auguro traumi più pesanti di quelli che abbiamo sofferto noi, e cerca di
risolvere se stesso, cerca di risolvere il mistero che è se stesso, di trovare il suo posto nel mondo, di superare le cose terribili che gli sono accadute e che hanno influenzato la sua vita, ma anche di costruire su invece le cose belle che gli sono accadute e che hanno influenzato la sua vita. Da questo punto di vista è un personaggio assolutamente umano, soltanto che ha vissuto situazioni più estreme di molti di noi. La storia di Ray Lennox è anche la storia di alcuni dei luoghi della tua vita. Ray Lennox nasce a Edimburgo, cresce nell'ambiente popolare di Edimburgo, nei quartieri popolari, negli schemes, in the scheme house, negli schemes, nei quartieri popolari di Edimburgo, entra in polizia, anche a seguito di alcune sue vicende familiari, e poi si ritrova a depurarsi da un periodo particolarmente difficile della sua vita a Miami, per poi ritornare in Gran Bretagna e finire, ripeto, almeno provvisoriamente, nell'Inghilterra meridionale, cioè a Brighton, dove è uscito dalla polizia, dalla Scotland Police, dalla Metropolitan Police of Edinburgh, e non fa nemmeno il poliziotto privato, cioè di fatto installa impianti d'allarme insieme a un suo vecchio socio. Questo, scusate, anche questa è una cosa che si dice sempre, non è uno spoiler perché lo apprendiamo immediatamente proprio nelle prime pagine del libro. Ora, dato che a mia memoria tu per un certo periodo hai vissuto a Dublino. In Dublin, sì. I was 5 years in Dublin. E per un certo periodo hai vissuto a Chicago. Queste città non sono diventate protagoniste delle tue storie, mentre Edimburgo, Miami e il sud dell'Inghilterra, sì, tu adesso abiti a Londra. Ecco, un po' come curiosità, come i tuoi luoghi entrano nella tua narrativa, con quale occhio li guardi? Sometimes you don't really pick a place as such. You don't really think this is a good place for this to happen. It kind of picks you in your experience of it. I lived in Chicago for 7 years, and I lived in Dublin for 5 years. And in Dublin, it's like for me in Dublin, you can't move for writers, you know? So you can't think to yourself that there's going to be somebody in Dublin that writes about Dublin better than I write about Dublin, you know, and understands it and gets all the nuances of it. And same with Chicago. Chicago's got a big literary history, and I got to know some brilliant writers in Chicago. If this story came to my mind that was set in these places, I would certainly embrace it. I wouldn't be scared to write about them. But I liked the idea because of Lennox. Comes from Edinburgh, and Edinburgh's, you know, as you know about Scotland, it's very dark, it's very rainy, and people just talk all the time in pubs to each other. They just never shut up, you know. Everything, the culture is very verbal. Whereas in Miami, people don't speak, they just look at each other. They go around on skateboards, and it's sunny and warm and bright. So the narcissism of the culture isn't verbal. It's not about imposing yourself. It's like, it's very, the imposition is very visual. So I thought that it would be great to have Lennox in that kind of environment, so he'd be a fish out of water. And I like the idea that he's somehow drawn to the sea. So when I moved down to Brighton,
I set up the record label and the recording studio down in Brighton, just because I was staying at a friend's house down there and I liked the town. And I could just see, I don't know why, but I could just see Lennox being there, basically. Ma a volte non si scelgono esattamente i luoghi pensando che siano delle belle ambientazioni per degli eventi. Devo anche dire che, peraltro, ho vissuto a Chicago per 7 anni, a Dublino per 5 anni. Ed sono spazi difficili per gli scrittori, perché Dublino è una città dove, insomma, la cultura letteraria è molto radicata e sicuramente ci sono scrittori che sanno descrivere molto meglio le sfumature e le pieghe della città più di quanto possa fare io. E anche Chicago è una città che ha una grande tradizione letteraria. Ho conosciuto degli ottimi scrittori di Chicago. Certo, se mi venisse in mente una storia ambientata in queste due città, non fuggirei, l'accoglierei certamente, non avrei paura di scriverne. Nel caso di Lennox, diciamo che lui viene da Edimburgo, Edimburgo, la Scozia, la immaginiamo tutti, no? È un posto oscuro dove piove sempre, dove le persone non fanno altro che parlare all'interno dei pub, si trovano, non stanno mai zitte, è una cultura molto orale, molto verbale. Miami è l'esatto opposto, cioè la gente non parla, c'è il sole, sono tutti in giro sullo skateboard, fa bello, fa caldo, e c'è un narcisismo che invece si esprime in maniera non verbale ma molto più visiva, e mi interessava quindi mettere Lennox in quella situazione, renderlo un pesce completamente fuor d'acqua. Penso anche che Lennox sia un uomo attirato dal mare, quindi quando mi sono trovata a Brighton, dove ho creato la mia etichetta discografica e anche lo studio di registrazione, guardando il mare ho pensato che potesse essere un luogo dove riuscivo a vedere Lennox, ed ecco perché questi tre luoghi sono finiti nelle storie di Ray Lennox. Bene, queste situazioni sono anche situazioni linguistiche. Chiunque legga Irving Welsh, naturalmente questo è più, e non, ancora una volta, non è per la falsa modestia del traduttore, questo appare in maniera assai più evidente leggendo i libri di Irving in originale, non può non rimanere colpito, è un tratto che Irving gestisce veramente con una rara maestria, non può rimanere colpito dalla pluralità dei registri e soprattutto dalla pluralità dei registri del parlato. Nessun personaggio parla in maniera casuale, tutti i personaggi di Irving Welsh si esprimono in maniera pienamente consona e consentanea al loro ceto sociale, alla persona che hanno di fronte, e anche alla loro provenienza geografica all'interno del mondo di lingua inglese. In questo senso, voi sapete, almeno i lettori quelli che hanno letto più libri, è inutile che cerchi la parola, quelli che hanno letto più libri di Irving Welsh, il maggior numero di libri di Irving Welsh, sanno che così come almeno due delle tre saghe principali che potremmo definire quella di Trainspotting, dei personaggi di Trainspotting, quelli dei personaggi di Glue, di Colla, e questa di Ray Lennox, tutti sono edimburghesi, tutti provengono dai quartieri popolari di Edimburgo, ma nel caso delle prime due saghe c'è un'interazione e un'interlocuzione tra i personaggi edimburghesi molto più serrata. Quindi, in poche parole, anzi in una parola sola, c'è molto più Scots. In questo libro c'è uno scozzese trapiantato nel sud dell'Inghilterra che non parla Scots, se non quando si ritrova a parlare Scots con i suoi parenti o i suoi amici, con i quali a un certo punto si trova ad avere questi rapporti. Allora, farò a Irving una domanda che perdonatemi, può apparire veramente banale, ma io stesso da traduttore a volte sono veramente, adesso, strabiliato, non so, comunque molto colpito dall'orecchio che mostra di avere Irving nell'ascoltare la parlata delle persone e a identificare i personaggi nel modo in cui parlano. Ecco, oltre a evidentemente a un talento naturale,
Da che cosa ti viene questa capacità di ascolto? È un fatto innato, è un fatto che hai affinato nel corso degli anni e dei libri? You can't really help sort of listening to people growing up in Scotland because they're just ranting at you all the time, basically. I think that to me it's more about what gets me involved with someone when they're talking is the kind of energy they're bringing to it, and they're using language in a very performative way, you know. And I think that's very much comes from that kind of Celtic oral storytelling tradition, that they're not just explaining something, they're performing it. And that's what I kind of find exciting, that that language, it's not just a means of direct communication between individuals. In some ways, it's a cultural performance. It's telling people about who we are, or how we want to be seen, how we'd like to be seen by the world as a whole. So that's very interesting to me. Sì, allora... Non ti preoccupare. Beh, in Scozia non si può evitare di ascoltare molto le persone perché, come dicevo prima, gli scozzesi sono dei gran chiacchieroni e blaterano continuamente, e quindi insomma è un po' gioco forza. La cosa che mi interessa molto e che mi piace nelle conversazioni, l'energia che si sprigiona quando si parla, e in Scozia in particolare la lingua viene usata molto in modo performativo. Forse questo deriva dalla nostra tradizione anche celtica di narrazione, di storytelling. La lingua non è soltanto uno strumento per dire le cose, per raccontare dei fatti, ma è proprio un modo di narrare. A me questo piace moltissimo e mi interessa tanto. La lingua non è soltanto uno strumento di comunicazione diretta, ma è una vera e propria performance culturale. Attraverso la lingua noi diciamo chi siamo, esprimiamo e mettiamo in atto come vogliamo essere visti dal resto del mondo, e questa è una cosa che a me interessa molto della lingua. Una cosa che può interessare il pubblico, c'è questo fatto che che non si riscontra allo stesso modo in Italia, cioè non esiste se non in determinati direi più che strati della popolazione, in ambiti comunicativi specifici. C'è questo fatto che, mentre di norma noi si tende a parlare bene, parlare in un certo modo nel mondo di lingua inglese e in particolare nelle regioni della Gran Bretagna, bisogna parlare male, perché se si parla bene si è posh. E questo al di là delle inflessioni dialettali. Questo no. Questo è un aspetto molto interessante che ci porta a chiedere qualcosa a Irvin della Scozia. La Scozia, anche se quasi tutta la vicenda di Resolution si svolge in Inghilterra, è molto presente, è presente in primo piano quando Ray Lennox ritorna dai suoi amici, fa dei viaggi in Scozia durante la narrazione, dai suoi amici e dalla sua famiglia, dai suoi parenti, ed è molto presente sullo sfondo. Irvin ha detto varie volte, anche in tempi abbastanza recenti, non so se la pensi ancora così, non voglio mettergli parole in bocca, che a suo modo di vedere il Regno Unito oggi non ha più motivo di essere unito. D'altra parte, anche il suo rapporto con la Scozia, il suo paese che evidentemente ama molto, è piuttosto complesso. E questo emerge anche all'interno di questo libro. Ecco, se vuoi dirci qualcosa, così non parlo sempre io. Oh, right, yeah. I think you can't... If you're Scottish, you have to have a strange relationship with Scotland, because it is a very strange country in a lot of ways. It had an opportunity to become an independent country, but voted against it. It kind of voted to throw its lot in
with a very kind of declining sort of force, basically. It's all about, the United Kingdom was there for to service industry and empire, basically. That was the whole purpose of the Union of Scotland and England. It was all about imperialism. It was the English mercantile fleet and the Scottish, basically the you know, religion and roads and kind of the civil engineering and all that kind of stuff. Now that is gone, and there's been no role for Britain post-war. It's left Europe now, and it's floundering and struggling to find itself. So there's you have to have a very ambivalent relationship with the UK as a whole, but you also have to have an ambivalent relationship to a country that seems not really prepared to embrace its destiny as a sort of North European, pseudo-Scandinavian kind of social democracy, and has tethered itself to a kind of declining force that still has this kind of delusions of imperial grandeur. So the political situation is very strange, and it's very interesting. It seems to me to have a kind of dissatisfaction programmed into it. Even since Brexit, even you can see what's happened in the last 10 years to both Scotland and to the UK. That outside of London, London's still thriving. London's fabulous. But the rest of the country now feels a bit like a third world country. It feels really, really poor and very backward, and in some ways really run down. It's like large swathes of the country have been forgotten. Large swathes of Scotland and the north of England, the Midlands, even some places in the south of England have kind of seem to have been forgotten, basically. And it's the problem, a kind of global problem in a way, that all the institutions in our modern democracies have been set up to service a different era. They've been set up to service an era of industry and empire, and the privilege that comes along from being successful in industry and empire. But now in this globalized neoliberal economy, there doesn't seem to be there. You know, everything, our old democracies seem really to be creaking under the strain. They've not modernized, and they're not really fit for the purpose. Se si è scozzesi non si può far altro che avere un rapporto molto strano con il proprio paese da molti punti di vista. La Scozia è un paese che ha avuto l'opportunità di diventare indipendente e che invece di fronte a questa opportunità ha votato no e ha deciso invece di rimanere con quella che è una forza in declino ormai, perché il Regno Unito, l'idea stessa di Regno Unito è nata da l'idea di un impero industriale, dalla rivoluzione industriale, e questo è un po' il motivo per cui l'Inghilterra e la Scozia si sono unite, cioè era proprio questa idea di imperialismo e di unione delle flotte mercantili inglesi e scozzesi, volte poi a mettere insieme le forze tecniche, ingegneristiche per costruire le infrastrutture, le strade, ma tutto questo, quest'epoca, quest'era ormai è finita, è andata, è cosa del passato, e la Gran Bretagna fa fatica a trovare invece un ruolo nell'epoca del dopoguerra. Quindi è chiaro che c'è un rapporto ambivalente con il Regno Unito e con appunto la Scozia, un paese che sembra non essere pronto ancora ad accogliere, diciamo, un ruolo di un po' più scandinavo, di democrazia sociale, e invece continua a seguire una strada di declino data da questo mondo moderno. Mi sembra che quello che caratterizza sia la Gran Bretagna ma anche la Scozia sia un senso di profonda insoddisfazione. Dopo la Brexit, negli ultimi 10 anni,
è questo che si vede al di là di Londra, che invece continua ad essere un posto meraviglioso in grande fermento e sviluppo, però il resto della Gran Bretagna sembra quasi un paese del terzo mondo. Ci sono ormai intere zone del paese che sono rimaste molto indietro, dove c'è una grande povertà, un luogo quasi derelitto. Ci sono tante zone che sembrano dimenticate, penso a Midlands, il nord dell'Inghilterra, alla Scozia, ma anche alcune parti del sud dell'Inghilterra. E in questo invece mondo completamente diverso, qual è il problema? Il problema è che le democrazie moderne erano state create per un contesto completamente diverso, appunto un mondo costruito sull'industria, sugli imperi e sul privilegio che essere delle potenze imperialiste, industriali di successo comportava. Però adesso il mondo non è così, e quello che noi chiamiamo democrazie moderne non sono adatte al nuovo contesto del mondo, in questo mondo invece di neoliberismo globale. Ritieni che naturalmente la premessa è che la Scozia non è l'Irlanda del Nord, ma comunque c'è storicamente, soprattutto nelle grandi città, Glasgow, Edimburgo, che vorrei la tua opinione però su questo, è un po' la Londra della Scozia, cioè c'è Edimburgo e c'è il resto della Scozia, è ben più ricca e prospera la città di Edimburgo rispetto al resto della nazione. Questo almeno si legge, si sente, ed è l'impressione anche che si ha recandosi a Edimburgo. Ecco, dicevo, questa frattura settaria che sussiste in maniera più o meno anche teatrale nel gioco del calcio, nella rivalità tra i club di calcio, cioè, esiste una sorta di lealismo succhiato con il latte materno, che comunque continua ad avere un peso su questa base, cioè la divisione tra cattolici e protestanti, tra irlandesi, tra scozzesi di origine irlandese e altri. Yeah, I mean, I think the sectarian thing is still quite a big thing. It's very strong in the west of Scotland, not so much in the east of Scotland. As you said, Edinburgh is more about a class divide. If you ask somebody in Edinburgh, what school did you go to? You're trying to find out what their socioeconomic background is. If you ask somebody in Glasgow, what school did you go to? Usually trying to find out their kind of ethnicity, whether they're Scottish Protestant or Scottish Irish sort of Catholic. It exists, and it's kind of kept going through the football team's identities and all that. They kind of keep it going. I think it would have died out a long time ago if not for the ritualism and tribalism of football. I think Edinburgh is there's very wealthy parts of Edinburgh, the whole city. I was going to say where I stay now. Where I stay now is quite posh, basically. It's quite the new town, and my wife's from the new town, and she's very posh and kind of and all that. And I'm from Leith down at the port and all that. So it's a very different place. And it's not very far. It's not a big kind of distance to travel, but it is emotionally, it's a very big distance. And I think that's the way that cities and, places work. Where I live now, mainly in London and Camden, you can walk around and you can see really big, smart, elegant squares that are very wealthy. And then you walk around the corner and you're into this big estate, which is really sort of run down and, not a lot of amenities there. But I think that's a big feature of Britain. It's a very, very strong feature of the country as a whole.
Sì, in realtà questa divisione un po' settaria esiste, è più forte nella parte occidentale della Scozia, un po' meno forte nell'est della Scozia. Ad esempio, se si è a Edimburgo e si chiede a qualcuno che scuola hai fatto, normalmente questo è perché si cerca di capire qual è la provenienza di classe sociale, se si è ricchi o poveri. Invece se lo si chiede a Glasgow, questa domanda è per capire qual è invece la tua appartenenza più etnica, cioè se sei uno scozzese cattolico, se sei uno scozzese protestante, uno scozzese di origine irlandese. Quindi esiste ancora questa divisione ed è legata anche alla identità che passa attraverso il calcio, anzi forse queste divisioni sarebbero anche un po' svanite di più se non fosse stato per il perpetuarsi grazie anche ai rituali un po' tribali del calcio. Edimburgo è una città molto ricca in alcune parti, non in tutta la città. Nella città nuova, ecco, ci sono certamente delle zone molto ricche, molto posh, molto così un po' snob. Ben diversa è la zona da cui io vengo originariamente, che è la parte diciamo più vicina al porto, è la parte del porto un po' più a est, e che geograficamente non è neanche tanto distante, eppure c'è una grande distanza emotiva tra zone diverse della città, è tipico delle città britanniche in generale. Anche a Londra è così. Io adesso a Londra, quando vivo a Londra, sono a Camden Town, e anche lì se si passeggia a volte si incontrano delle bellissime grandi spiazze ariose ed eleganti, ma basta fare qualche passo, girare l'angolo e ci si trova in mezzo alle case popolari, a zone molto più povere, ecco. Ma questa è una caratteristica particolare delle città della Gran Bretagna, trovo. Torniamo per un attimo alla lingua. Vi dicevo prima, ed è facilmente constatabile da chi lo legge, come vi dicevo, in particolare in lingua originale, c'è una corrispondenza implacabile, direi, e sempre ineccepibile tra la figura, il personaggio che Irving Welsh costruisce e il suo modo di parlare. Nel corso degli anni io ho notato una cosa, e non ne abbiamo mai parlato, è una curiosità che anche questa è una curiosità anche per me, e cioè quello che si nota nello sviluppo dei 30 anni della narrativa di Irving è un progressivo e forse temporaneo, comunque, cioè forse non definitivo, se non proprio abbandono, comunque una progressiva eclisse dei personaggi iperrealisti. Dei personaggi iperrealisti come Franco Bagby, lo psicopatico più divertente forse della storia della letteratura in lingua inglese, Frank, detto Franco Bagby, Terry Lawson, il satiro, l'incontenibile satiro Terry Lawson, e personaggi come, anche se quello forse è un po' un caso unico, come il Bruce Robertson di Filth. Cioè c'è sempre, almeno da 6-7 anni a questa parte, dall'ultima decina d'anni forse, da A Decent Ride, Godetevi la corsa, c'è un Irving e una lingua di Irving Welsh sempre più realistica, legata alla realtà e alle vicende, anche se i personaggi possono essere iperrealistici. Ci sono alcuni cattivi in questi, cattivi molto ambigui in questi ultimi romanzi, che sono effettivamente dirompenti. There's a kind of bad hyperreal guy in this, the guy in the prison, the Brummy guy who's in the Chinese prison. So I don't really lose these characters, but I think in terms of the central characters, I'm actually bringing back some of these characters in the next book, basically, you know. But I think it's almost like we live in a world now that's becoming increasingly hyperreal, you know. And I think maybe in some ways it's a reaction against that. I don't know. I'm not sure. But yeah, I mean, it's not a conscious thing. I don't really sort of
try and rule anything in or anything out. It just it really they sort of come out the way they come out, basically. And you don't really know how that's going to be. But it's an interesting point. It's something that I've not really considered. Ma allora, anche in questo libro un personaggio molto sopra le righe c'è, che è il personaggio che imprigiona il Brahmi, il personaggio che, però insomma ecco, è vero che invece i personaggi centrali del libro non sono così estremi, così iperrealistici, anche se questi personaggi invece torneranno nel mio prossimo libro. Non lo so, forse questa è una reazione al fatto che secondo me viviamo in un mondo che è sempre più iperrealistico e quindi forse questa è una reazione, non lo so, certamente non è una scelta consapevole o conscia, non lo faccio apposta, non è che decido di includere o escludere determinati personaggi, mi vengono così, però è vero ed è un punto interessante su cui non mi ero ancora fermato a riflettere. Questo personaggio è un po' il tuo Moby Dick o il tuo giudice del meridiano di sangue di Cormac McCarthy. Yeah, I think he's a strange character. I mean, he's almost like this Brummy ghost kind of like figure who's haunting Lennox from a cell in China through his lucid dreams, basically, you know. So it's not so much a hyper-real character, it's almost like a fantastical character who has this, he's almost put this kind of curse on Lennox in a way, you know. It's like the kind of, I think when a kid is abused by an adult as a child, I think, you know, the adult actually puts a curse on them. It's the worst thing that can happen to a child in a way, you know. And I think that Lennox is imbued this as a kind of curse in himself. And that's really what I was trying to get at the book, in the relationship between these two characters. Sì, questo è un personaggio molto, molto strano, è quasi una figura fantasma, quest'uomo di Birmingham che si trova in questa cella in Cina e che ossessiona Ray Lennox in uno stato in realtà di sogno lucido, è un po' questo. Non è neanche un personaggio iperrealistico, se non quasi proprio un personaggio quasi fantastico, è la maledizione che si è abbattuta su Ray Lennox quando un bambino viene abusato da un adulto, e questo che accade, cioè diventa veramente una maledizione nella vita della vittima, ed era un po' questo che io volevo esplorare, perché Lennox è proprio intriso di questa maledizione, di quello che gli è avvenuto, e mi interessava esplorare la relazione tra questi due personaggi e questo senso appunto di ossessione molto profonda. Faccio ancora una domanda, poi sarebbe bello se qualcuno del pubblico chiedesse qualche cosa a Irvin Welsh, che per fortuna viene con una certa frequenza in Italia, però non è proprio qui tutti i giorni, quindi mi sembra una bella occasione. What I would say about that is that we have a saying in Scotland, which is, don't be shy, your mother wasn't. Quello che posso dire è, noi abbiamo modo di dire in Scozia, lo dirò in inglese e poi tenterò di tradurlo in maniera bella italiana, è don't be shy, your mother wasn't, che vuol dire non essere timido perché tua madre non lo è stata. Quindi questo è quanto ho da dire sulle domande dal pubblico. Quindi la mia domanda conclusiva è questa. Si fa così, come di tante altre parole, si fa abuso anche della parola militante, però non si può fare a meno di pensare, leggendo non soltanto questo libro, tutta la trilogia di Ray Lennox, ma in particolare questo libro, come alla base ci sia un orribile problema che non è certo di questi giorni, una tragedia se vogliamo chiamarla così, comunque che è anche un problema sociale, un orribile problema sociale oltre che criminale, che non è certo di questi giorni, ma al quale in questi giorni, questi ultimi decenni, si è prestata una particolare attenzione, e cioè la pedofilia e le violenze sui minori. Allora, siccome a parte la
il cliché dello scrittore trasgressivo che non so quanto interessi ancora Irving. La cosa molto interessante che è stata detta di lui è che è l'erede dei grandi moralisti scozzesi. I libri di Irving Welsh, dietro l'apparente anarchismo di alcuni dei suoi lavori e di molti dei suoi personaggi, sono profondamente morali, hanno una morale e niente, questa peraltro potrebbe anche essere una mia opinione di traduttore. I mean, I'm quite, maybe I'm a bit starry-eyed, but I think that writing any fiction is a kind of moral act in a way. It's very hard to think of a book of fiction that is amoral or immoral, because I mean, you can think of a non-fiction book like Mein Kampf, for example, would be an example of an immoral book. But to a book of fiction, basically fiction storytelling, there's always got to be some kind of moral message coming through, because it's basically, because fiction is so much about the utilization of the subconscious. And I think that the subconscious is basically us kind of at our most moral, because we're looking for truths. The conscious mind is trying to deal with the world as it unfolds before us. And so we're dealing with layers and layers of culture, sometimes oppressive culture. But the subconscious is basically a kind of very human sort of drive to work out what's going on. So if you utilize the subconscious in fiction, it's very, very hard to write an immoral or an amoral fiction book. I like to have characters that are a bit messed up and they've made a lot of bad choices in life and bad things have happened to them. But while they're groping around in the darkness, I always have them trying to find the light switch, basically. Bene. Io la penso così, insomma, che scrivere fiction sia sempre un atto morale. È molto difficile per me pensare ad un libro di fiction che sia amorale o immorale. Nella saggistica, nei libri che non sono romanzi, penso a Mein Kampf, ecco, quello è un libro immorale. Ma se si scrive fiction, nella narrazione, nello storytelling, secondo me c'è sempre un messaggio morale. E questo perché la fiction attinge al subconscio, utilizza il subconscio, che è il modo per entrare in contatto con ciò che è morale. Attraverso il subconscio noi cerchiamo la verità più profonda. La mente conscia, la nostra consapevolezza, deve gestire la cultura, i fatti del mondo, anche una cultura oppressiva, ma invece il subconscio è un motore umano per capire, per comprendere a fondo. E quindi secondo me, ecco, se si passa attraverso il subconscio è molto difficile scrivere un libro che non sia morale. Certo, io amo scrivere di personaggi che sono molto incasinati, che hanno fatto delle scelte pessime, che hanno fatto delle brutte cose, però anche se sono circondati e immersi nell'oscurità, vedono sempre anche un barlume di luce. Bene, allora faccio un passo indietro. Quando parlavo di anarchismo di questi personaggi mi riferivo all'anarchismo esistenziale. L'anarchismo può essere moralissimo come tante altre ideologie. Adesso veramente ci piacerebbe che qualcuno facesse qualche domanda. C'è una domanda a Irving Welsh, come diceva Irving, non siate timidi perché vostra madre non l'è stata. Posso anche raggiungerla io. Ecco, vi chiederei un favore, anche se immagino che tutti conosciate perfettamente la lingua inglese, fate le domande in italiano, perché non è detto che proprio tutti invece capiscono. Ah, ecco, bene, sì, no. No. L'opera preferita da Irving, a cui era più legato, e quale della sua miriade dei personaggi preferisce, è più legato? Ringraziarlo per tutto, ovviamente. I think, thank you very much for having me, and thank you very much for having me at the festival. It's a great festival.
I think the book that I really like probably most is Glue, because I like big fat books that kind of span different eras. And the character I like is probably one of the most fun characters to write is Juice Terry from Glue, because he's just fun. He's just such a kind of I kind of like people that are obsessed with sex, basically. And he's fabulous. He just kind of goes on this trajectory and you can really let rip with him. So I would say Glue and Juice Terry, my favorite. Intanto grazie a voi e grazie al festival per avermi invitato a questo appunto bellissimo festival. Beh, penso che il libro a cui sono più affezionata e che mi piace di più sia Glue. A me piacciono i bei libri ciccioni, belli spessi, e questo lo è, racconta di tante di diverse epoche, quindi Glue è il personaggio, è Juice Terry, sempre di Glue, perché è stato il più divertente di cui scrivere, un personaggio divertentissimo. Trovo molto interessanti i personaggi che sono ossessionati dal sesso, e lui è così, segue la sua via, la sua traiettoria, è un personaggio che mi è molto divertito scrivere. Io volevo ricollegarmi invece tra l'altro a proposito di Terry al discorso dei personaggi iperrealistici, e penso anche a Skinner dei Segreti Erotici dei Grandi Chef, e penso siano personaggi molto teatrali, più che le situazioni i propri personaggi siano molto teatrali, e mi chiedevo se avesse mai pensato di dedicarsi a script teatrali, in quanto secondo me sarebbe un'ondata di freschezza in quel mondo che ne ha anche molto bisogno. Yeah, I have written a few plays and had some performed, and yeah, I mean, theatre is great, it's great fun, and you can, as you know, it's very, as you know, it's very dialogue heavy, and you can have, you know, you have characters kind of sparking off against each other and engaging with each other. And I really should do more. I do like writing for theatre, and I should do a lot more of that. And I do like, I think that the, when I talked about the like Scottish characters and the Celtic storytelling tradition, they are very performative, you know, they are very like, you know, so it lends itself to that theatricality. And I've so many of my books have been adapted for stage, and have been adapted very successfully. People kind of really like to see these characters jumping around on stage. So yeah, definitely, definitely so. Beh, in effetti io ho già scritto per il teatro, alcune cose sono anche andate in scena ed è molto divertente. Naturalmente le opere teatrali sono molto basate sul dialogo, cioè nel teatro c'è questo avanti e indietro, questo scambio di battute costante tra i personaggi. Dovrei farne di più, probabilmente dovrei scrivere più opere teatrali, perché mi piace molto. E poi, come dicevo prima, no, i personaggi scozzesi, grazie a questa tradizione dello storytelling celtico, si prestano molto al dialogo teatrale. Molti miei libri sono stati adattati per il teatro e sono andati in scena anche con successo. Al pubblico piace vedere i miei personaggi, insomma, che saltellano e si muovono sul palco di un teatro, però sì, certamente, ed è una cosa che amo molto. Faccio una rapida... No, c'è qualcun altro, verissimo, se no c'è una rapida... There's another one. Okay. But first of all, thank you so much. I switch to Italian. Hai parlato tanto del subconscio e anche di come i personaggi trovano una forma quasi naturale, cioè emergono così come da forse dal niente o forse dal subconscio. Ci puoi dire qualcosa sul tuo processo creativo? I mean, I tend to, if I decide it's time that I wrote a book, basically, I have a lot of pages and notes from other books and stuff that I've not used, but I tend to ignore them, and I'll just sit and write until I get to 20,000 words, anything. I won't look at it or censor myself. I'll just look at the word count box in the corner. And when I get to 20,000 words, I'll print the whole thing out and it'll just be a mess. You know, it's like, so then I'll take it to the cafe and start messing around with my pen and say, what's coming out of this?
Is there a theme? Is there a character? Is there a plot line, a storyline that's emerging? You know, and usually something comes out of it. Usually if you have 20,000 words, I find that I've got a novel or I've got the bones of a novel in there. I just don't know what it is, you know. So I spend a lot of time with this mess of 20,000 words trying to work out exactly what's in here, you know. Is it a thematic novel? Is there a theme emerging? Is it a character-driven novel? Is there a character that's a voice that keeps coming through? Or is it a story? Is there a kind of straight linear story of beginning, middle, and end that's emerging? And then I'll look at some of the other stuff that I've got and see, can any of this fit in here in some way? So then it's like the next stage is to, if I've identified something, is to go onto the big whiteboard and start mapping it out and just chopping it around and cutting and pasting until I get something that looks like roughly like a three-act structure. So that's what I tend to do, really. Dunque, quando decido che è tempo di scrivere un libro, non vado a riprendere gli appunti, le cose che magari ho scritto per libri passati, li ignoro come prima cosa, e mi metto a scrivere 20.000 parole, e in quel momento non guardo altro, cioè non rifletto troppo, guardo proprio il conteggio dei caratteri sullo schermo del computer e ne scrivo 20.000. Quando arrivo a quella quantità, stampo e poi mi metto con la biro, con la penna, a iniziare a cerchiare, pasticciare, a lavorare su queste 20.000 parole per provare a capire se posso identificare un tema. C'è un tema, c'è un personaggio, c'è una trama, c'è una storia, e di solito qualche cosa c'è, quindi questo primo lavoro mi dà un po' l'ossatura normalmente di un romanzo, anche se non so ancora esattamente questo romanzo che cosa sarà. Quindi la prima fase è proprio lavorare molto su queste 20.000 parole e chiedermi se sarà appunto un romanzo tematico invece trainato da personaggi, se c'è una storia, se la storia sarà lineare con un inizio, uno svolgimento e una fine. Poi sì, a quel punto vado a riprendere vecchi appunti, cose vecchie, per vedere se c'è qualcosa che si può in qualche modo inserire o integrare. A quel punto, se ho identificato, trovato qualcosa che può funzionare, allora mi metto a lavorare su una grande lavagna bianca dove inizio a schizzare mappe e a togliere, a tagliare, a incollare per arrivare ad una sorta di struttura. Questa è un po' insomma la mia modalità di lavoro. Grazie per il microfono. Anch'io volevo ringraziarla per la sua presenza oggi. Io sto iniziando a scrivere un libro e volevo chiedere se mi può dare magari dei advice, delle suggestioni. I think the thing I used to say to everybody who's starting to write a book is that make sure you like to spend time alone, because it is a very, you know, it's not an obvious thing to say, but it is a very solitary pursuit. I remember I was teaching in Chicago, and I met so many, and some of the students were, they could sit on a bar stool and they could tell you about the novel they were going to write or the screenplay they were going to write, and it sounded brilliant and they sounded great. And then I thought to myself, why is this not happening? And I realized that these guys are never going to do this because they need an audience. You know, they need to perform this. They can't actually sit. If they were forced to sit on their own, they would go nuts after an hour or so. So I always say to people, make sure that you can be alone, you can spend time with yourself, and you actually enjoy it, because it's an obvious thing to say, but some people are more suited for being, you know, I keep saying to these, a lot of people like that, join a band or become an actor or do something that's kind of involves kind of interface with other people and talking and getting out. Don't do something that you need to be on your own. And I think that writers,
the best writers that I know are quite schizophrenic. They love going out and having company and seeing people, but they love being on their own as well. You know, that's why writers are very difficult to live with. You know, that's why I've been married 100 times and divorced 1,000 times and all this kind of stuff, is because, you know, it's very hard, you know, for somebody to be with someone who just vanishes, is absent for so long, and emotionally absent as well, because you're so engrossed in this world. And then you're suddenly, right, I'm done now. I want to play and I want to go out and have fun and do all, you know, and you learn a lot by that. So that's the very first thing I'd say to anybody that was writing, particularly if it's a book, because you spend so much time on your own with a book or a screenplay, is make sure you know yourself and make sure you can really spend time on your own. And even more so now in the world that we live in, because our attention is so distracted by the internet, our attention span has gone down so much that to be able to give something like that kind of time, it asks a lot of you, basically. So I would say make sure you enjoy it and you enjoy being on your own, basically, as well as enjoy going out at different times and finding out about the world and seeing about the world and immersing yourself in the world. La cosa che dico sempre è assicurati di amare stare da solo e trascorrere del tempo da solo. Può sembrare una cosa ovvia da dire, ma è proprio così, cioè il lavoro dello scrittore è un lavoro molto solitario. Se non si ama stare da soli, non è la cosa adatta da fare. Mi ricordo quando insegnavo a Chicago, avevo tanti studenti che magari quando eravamo seduti in un bar mi raccontavano del libro che stavano scrivendo, del copione che stavano scrivendo, e l'impressione era che fossero cose molto, anche molto buone, poi però non riuscivano mai a concludere, ad avere successo. E poi ho capito che era dato dal fatto che queste erano persone che non erano capaci a trascorrere tanto tempo da sole, ma che invece avevano bisogno di performare, avevano bisogno di un pubblico e di stare con gli altri. E quindi questa è una cosa che dico sempre, cioè se si vuole scrivere bisogna essere preparati a stare tanto da soli ed apprezzare anche questo stare da soli. Non tutti siamo tagliati per farlo, quindi ad alcune persone dico ma se hai questa, come dire, questa urgenza creativa ma non ami stare da solo, entra in una band, fai l'attore, fai un qualcosa che comunque ti porti a contatto con altre persone, a interagire con gli altri, a immergerti nel mondo, ma non a stare da soli. Io credo che gli scrittori migliori siano quelli un po' schizofrenici, cioè quelli che da un lato amano tantissimo stare con gli altri, stare in compagnia, in società, ma che allo stesso tempo amano anche poi restare un po' reclusi e stare molto da soli. E questo è il motivo per cui è molto difficile vivere con uno scrittore, e questo è il motivo per cui io mi sono sposato 1000 volte e ho divorziato 1000 volte. È molto difficile stare con una persona che di punto in bianco scompare, è completamente indisponibile, ma non è disponibile neanche da un punto di vista emotivo, perché è immerso, preso da questo altro mondo che sta creando, e poi di punto in bianco emerge dalla sua stanza e ti dice beh allora cosa facciamo, andiamo, usciamo, cioè non è semplice. Quindi ecco, è quello che io ti direi: conosci bene te stesso e sii consapevole del fatto che insomma tu sia in grado di trascorrere tanto tempo da sole, che questo ti piaccia anche.